Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Torniamo con My Hero Academia, che da oggi in poi porterò con la videocamera. Prima di riassumere i capitoli però, perdonate se l'audio non è ancora perfetto, ma ragazzi, è veramente da pochissimo che utilizzo la videocamera, la utilizzo da circa 5 o 6 video, e il microfono solamente dallo scorso, anche perché l'ho appena preso, devo settare tutto, e la camera non è insonorizzata, quindi potreste sentire un po' d'eco. Il fatto che oggi piove non aiuta, potrebbe darvi fastidio, spero di no, onestamente, però andiamo a parlare di quello che effettivamente interessa a noi, ovvero My Hero Academia. Ci eravamo lasciati con il capitolo 320, quindi andremo a parlare 321, 322, 323, e arrivato a questo punto direi di iniziare. State attenti da qui in poi, perché se non avete letto fino al 323 riceverete spoiler anche pesanti sulla trama. È per questo che in copertina ho messo Toga con il braccio di Twice. Mi immagino chi pensa che sia uno spoiler che entra, insulta e se ne va, e lì godo tantissimo veramente, perché non c'entra un cazzo. Però in realtà Toga c'entra con il video, non c'entra con i capitoli, ma c'entra con il video. Rimanete per scoprirlo, insomma. Ci eravamo lasciati con Shoto che fermava Midoriya con una mega colonna di ghiaccio, e a quel punto arrivano Endeavor, Kirishima e Oyama, che hanno in pugno, diciamo, Dictator, che nonostante sia svenuto potrebbe non essere solo, e questa cosa mette un po' paura agli altri. In quel momento Endeavor riceve una chiamata da Ox e viene informato del fatto che Best Genist ha studiato un buon piano, però non sappiamo ancora di cosa si tratta, non possiamo saperlo. Ed è a quel punto che Endeavor risponde a Ox dicendo: ma tranquillo che qua i liceali stanno bene, anzi forse è meglio che si scontrino in un certo senso, e è giusto così. Andiamo a vedere perché però. C'è il primo piano su Kirishima che si sente inutile, perché non riesce a fare nulla, non ha tecniche fighe come i suoi amici, però lui è sempre fissato con sta cosa della mascolinità e secondo me piano piano se la sta togliendo in realtà, e ci riuscirà adesso, e vediamo perché. Perché Todoroki sta bloccando Deku e gli sta dicendo: amico mio, guarda che noi non ti stiamo dicendo che vogliamo essere intralciati, ci dà fastidio che tu ci consideri come dei pesi e vogliamo solamente unirci a te. Vogliamo dare una mano alla società e soprattutto a te, visto che ti ritrovi in questa situazione, sei nostro amico. Non ci devi vedere come cose che, se, come persone, insomma, che sono da salvare e basta. Midoriya a questo punto ha un flashback in testa, cioè è proprio fissato con sta cosa di All for One, che secondo me è riuscito a entrargli nella testa. Midoriya, se non torna indietro, fa il gioco di All for One. Esce allo scoperto, stanco, e si fa fottere in una maniera incredibile. Ad ogni modo, cosa succede? Deku si ricorda queste parole di All for One, il prossimo sei tu, che in realtà per l'opera in sé sono molto importanti, perché vi ricordate la prima volta All Might ha messo il dito verso la videocamera, tipo così insomma, e ha detto: il prossimo sei tu, indicando in realtà Deku che lo stava guardando, ma il popolo, questa è bella questa frase perché ha il doppio significato, il popolo credeva che All Might, una volta ripreso, stava, non minacciando, però avvertendo il prossimo villain che avrebbe fatto la stessa fine di All for One, ma in realtà sappiamo benissimo il significato di quel il prossimo sei tu, visto che All Might si è poi dovuto ritirare. Comunque, sotto gli occhi di Bakugo, Midoriya riesce a liberarsi. A questo punto però si vede Tsuyu che lancia Mineta, grazie al quirk della sua lingua, che è allungabile, e Mineta si aggrappa in un certo senso a Midoriya e gli inizia a dire: senti, io ti ammiro perché tu, nonostante ti cagavi in mano, riuscivi comunque ad agire, a fare la mossa che avrebbe cambiato la situazione in un certo senso, che avrebbe portato la situazione a favore degli eroi. Insomma, si ricorda di quando i villain sono entrati nella UI la prima volta, ecco, e è un chiaro riferimento a quello. Midoriya riesce a liberarsi, e cosa succede a questo punto? Semplicemente il nostro gruppo, in un certo senso, qui mi ha ricordato molto quando hanno salvato Bakugo, veramente, soprattutto perché i componenti erano gli stessi del salto, tra virgolette, solamente che appunto qui dovevano salvare Midoriya, ed è stato Bakugo in un certo senso a far partire il cannone che poi è arrivato a salvare Deku. Adesso mi spiego meglio. Che succede qui? Mina Shido fa una pellicola che avvolge Bakugo in un certo senso. Grazie ad uno scivolo di ghiaccio fatto da Todoroki,
Questi ultimi si possono spingere sia grazie agli amici che grazie alle esplosioni di Bakugo e alla velocità di Ida verso l'alto. Uraraka, una volta fatto ciò, li tocca, cioè tocca Ida, che tramite appunto la spinta di Bakugo riesce ad arrivare ad afferrare la mano di Deku. Cioè, ragazzi, quante similitudini con All for One, cioè con il salvataggio di Bakugo da All for One. Mi sembra che fosse il volume 13, cioè veramente apritelo e guardatelo, cioè rileggetelo dopo questo capitolo, troverete tante, ma tante similitudini che mi hanno veramente fatto bene in un certo senso, mi hanno fatto veramente felice. Comunque, il capitolo termina con Ida che, tendendo la mano a Deku, gli spiega che loro non sono un peso, anche lui gli ripete le stesse cose di Todoroki, però piangendo, guardandolo negli occhi, e secondo me ha più effetto questa cosa, soprattutto per Izuku, visto che Ida è uno dei suoi migliori amici in un certo senso, è uno dei primi che l'ha accolto nella UA e uno dei primi con cui è stato. La cosa più bella in tutto ciò è che uno dei possessori, all'interno del sogno, probabilmente parlando con gli altri possessori, sta dicendo: questo è ciò che manca a Midoriya per completare il One for All, ovvero, ok, ha rotto le palle, però, la forza dell'amicizia. Allora, io lo sto facendo riduttivo in questo caso, perché sì, sarà sempre il concetto di forza l'amicizia, eccetera, eccetera, che salva in un certo senso la situazione, ma ragazzi, come è presentato in questo capitolo, è sicuramente meglio di altre scene che vedo in giro. Oh no, sto morendo, però il mio amico è in pericolo, io mi incazzo, divento più forte e distruggo tutti perché sono suo amico, la forza e l'amicizia. No, qua ci sono dei discorsi dietro, cioè, non dico della psicologia, ma più o meno ci siamo capiti, c'è una certa filosofia dietro questa amicizia. È questa la cosa che mi è piaciuta particolarmente di questo capitolo, ma secondo me, a differenza di quello che dicono tutti, non è il 321 il capitolo migliore, ma il 322. E andiamo a vedere perché. Perché il 322, il 321, scusatemi, cosa importante, finisce con Ida che dice: questo che fanno gli eroi, salvano questi bambini smarriti, perché Midoriya in quel momento è proprio un bambino smarrito che fa dei capricci, che vuole continuare per la sua strada, eppure tendendogli la mano i suoi amici lo riportano indietro. Ebbene, il 322 inizia con appunto Deku che si calma e Uraraka che rilascia il tutto tramite il suo quirk, stanno cadendo in picchiata e qui c'è il ruolo più importante di tutti, che secondo me è quello di Kirishima, per evitare che se facciano male, insomma, li deve acchiappare al volo. Facendolo, anche perché lui si indurisce, quindi non subisce, diciamo, il contraccolpo con il danno da caduta, per usare termini videoludici, Eiichiro Kirishima trova il modo di confessare a Deku, anche lui, quello che prova, diciamo, verso il suo sentimento, cioè ciò che prova verso Deku, ovvero una grande stima, e si ricorda di lui in un evento particolare, ovvero del ragazzo, quando lui, vi ricordate, si era un po' smerdato nelle mutande, le medie, per il fatto che c'era questo villain enorme, che poi era Gigantomachia, Gigantomachia, insomma, chiamatelo come volete, che era appunto il braccio destro di All for One, e tutti si sono salvati grazie a Minashido, vi ricordate? Perché Kirishima non aveva il coraggio di reagire a questa cosa, cioè non ha avuto la prontezza. Eppure Deku era finito sul telegiornale e, nonostante non avesse un quirk, aveva avuto questo istinto da eroe e si era precipitato a salvare il suo amico, e per questo Kirishima si è ispirato anche a lui per diventare un vero maschio, un vero eroe in un certo senso. Tutti hanno quindi confessato qualcosa a Deku. Mina, a questo punto, gli chiede di tornare. Midoriya però, nonostante ciò, continua con la sua idea, si vede di nuovo Demon Deku, chiamiamolo Demon, raga, perché Dark mi fa veramente sboccare, con questi occhi bianchi, capito, tutto in penombra, con la voce tutta scricchiolante che dice: no, io mi devo alzare, devo continuare, ancora che borbotta tra sé e sé, e Bakugo, ragazzi, sale in cattedra. In che maniera? Confessando tutto ciò che ha fatto dall'inizio alla fine della serie. Quando Kachan infatti è stato infilzato da Shigaraki Tomura negli scorsi capitoli ed ha rischiato la sua vita salvando Midoriya dicendogli: il mio corpo si è mosso da solo, anche questa è una battuta che rimanda ai primi capitoli, molto importante secondo me,
È lì, insomma, che il nostro Bakugo ha capito cosa significa essere un eroe, ovvero mettere in pericolo se stessi per salvare gli altri. E solamente lì ha capito il valore di Midoriya. E quindi inizia lo spiegone, nonostante lui avesse un'unicità e Deku no, lo prendeva in giro appunto proprio per questo, perché sentiva che Midoriya aveva qualcosa in più in confronto a Katsuki, non capiva cosa fosse, non capiva questa superiorità da parte del ragazzo possessore del One for All, da cosa deriva? Deriva dal senso d'eroe che Midoriya ha sempre avuto. Cioè, non so se ci stiamo capendo. Questo complesso di inferiorità se lo stava mangiando. Lui, anziché salvare le persone, voleva diventare un eroe per diventare il più figo e più forte di tutti, no? E quindi significava superare anche Deku, studiare le sue debolezze e colpire sui suoi punti deboli per poi capire i suoi punti di forza. In realtà al contrario, prima i punti di forza e poi le debolezze, però ci siamo capiti. A questo punto fa un ragionamento che io onestamente non capivo all'inizio e poi ho avuto modo di capire grazie anche ai disegni delle tavole, ovvero Deku ha fatto le stesse scelte di All Might, cioè Midoriya e Toshinori, le stesse identiche scelte: utilizzare la propria unicità non per essere il migliore, ma per il bene comune, per il bene del prossimo, per salvare le altre persone. A questo punto Bakugo gli dice: guarda, è doveroso e devo dirtelo per forza, scusa per tutto quello che ti ho fatto fino ad ora. E questo, signori miei, questo, il 322, è uno dei migliori capitoli in assoluto di My Hero Academia. È questo che piace a me. Io non capisco perché la gente si fomenta sempre solo quando ci sono le botte, raga. Le botte le trovate ovunque. Le trovate, non lo so, aprite un video su YouTube e vedete gente che si massacra le botte. Cioè, portiamo avanti la narrativa, sviluppiamo un personaggio. Questo, amici miei, questo, non il telefono, quello di cui stiamo parlando adesso, si chiama sviluppare un personaggio. E cavolo, se è stato fatto bene. Cioè, io più ci penso a com'era prima Bakugo, mi viene da dire what? Cioè, io già avevo capito che lui fosse cambiato da quando ha salvato Deku. E questa è stata la conferma, insomma la confessione che ha confermato i miei sospetti. Vi ricordate che ve l'avevo detto, Bakugo è totalmente cambiato con questa frase, il mio corpo si è mosso da solo. Vorrei parlare di questo capitolo, ma anche dei prossimi che usciranno in live. A proposito di live, ragazzi, scusate, mi fermo un attimo, dico questa cosa che magari potrebbe non c'entrare nulla. Il 25 settembre faccio il compleanno e volevo fare appunto una live di compleanno. Cercherò di invitare qualche ospite, oppure potrei farla da solo, non lo so. Vedremo, è tutto ancora in forze. E sicuramente la faccio la live, dipende se con ospiti o meno. Comunque, qua sotto in descrizione, se volete, c'è la wishlist di Amazon. Se volete, non è obbligatorio, se volete farmi un regalo o quant'altro, io li apro in live. Visto che aprivo anche un altro pacco di un amico che abita lontano da me, mi ha detto aprimelo se puoi un video in una live che è molto figo. E niente, trovate la wishlist di Amazon, una volta che lo acquistate arriverà a me e io lo aprirò in live, ragazzi. Non è una cosa obbligatoria, ripeto, se insomma vi piace ciò che faccio, sarebbe un bel regalo. Se vi state chiedendo cosa ci trovate, beh, qualcosa da leggere, insomma, su cui poi faccio i video appunto, e qualche Funko Pop che colleziono, come vedete là dietro, e mi sembra anche qualche action figure a tema My Hero. Sicuramente c'è il pop di Endeavor, perché quello non ce l'ho. E ovviamente dell'attrezzatura per migliorare, ad esempio c'è un microfono particolare per questa videocamera. Comunque, ragazzi, ripeto, se volete fatelo, ma non è obbligatorio. Io vi ringrazio già ogni giorno per il continuo sostegno che ho. Già una visualizzazione, un like, una condivisione, un'iscrizione da parte vostra è veramente molto importante. Devo decidere se di pomeriggio o di sera, fatemelo sapere voi qua sotto perché ricomincerà la scuola. Fatemi sapere appunto verso che ora vorreste la live, se la sera o il pomeriggio. Ad ogni modo, adesso andiamo avanti. Adesso succede che Deku si stanca, cioè è proprio morto in un certo senso dentro, e con voce rauca e fiacca chiede a Bakugo e a tutti gli altri di perdonarlo per le cose che lui ha detto. Non li reputa un peso delle persone da proteggere, si scusa perché appunto era proprio in foga per sta cosa di trovare All For One, e sviene cadendo nelle braccia di Bakugo, che gli dice: tranquillo, insomma, lo so
che non lo pensi veramente e lo portano alla UA. Qui inizia il casino, perché per la prima volta si vede 13 in faccia che informa che la maggior parte dei civili è in evacuazione, insomma, dalla città, e gli unici all'esterno sono dei civili che si sono uniti agli evasi dalle prigioni e quindi sono diventati una sorta di scagnozzi dei villain o dei giustizieri antieroi. Quindi devono stare molto attenti a chi fanno entrare. Ad ogni modo si aprono le porte e le persone rifiutano Deku. Non lo vogliono, sanno che Shigaraki lo sta cercando, quindi dicono: cacchio, ma ci state portando alla morte? Siete pazzi, cazzo, a portarlo qui dentro? Giustamente, perché loro non sono informati. Le reazioni umane qua sono fatte bene. Glielo concedo, sì, sembro Victor Laszlo mentre parla di un film, però effettivamente è così, raga, le reazioni umane sono così. Se voi foste dei civili e non sapeste nulla, direste: ma fuori in posto barbone, sto straccione, perché è vestito in modo simile. Cioè, che cazzo fate? Siete degli eroi o no? Questo ci sta mettendo in pericolo, quindi non prendetevela con il popolo, perché giustamente si stanno preoccupando della loro sopravvivenza. E già non si fidano degli eroi, tu gli fai entrare sto qua che Shigaraki sta cercando, è normale che sbottino. Comunque il 323 inizia... E il 323 inizia male, perché si è scaricata la videocamera, ragazzi. Infatti stavo registrando di martedì mattina, ora è mercoledì mattina e quindi devo ricominciare a parlare. Vagionata a parte, il 323 inizia con un flashback, lo che abbiamo dalla pagina scura, e il preside sta parlando ai nostri allievi prima che Midoriya si riprenda e venga mandato insieme ad Endeavor, Hawks, Best Genius e All Might a caccia di All For One. In poche parole, la stessa pattuglia in cui ha buttato giù Muscular. In questo lasso di tempo, che sì, è di pochi giorni, però il preside riesce a far sorreggere queste mura enormi sulla UA. Spiega che la scuola ha già di suo delle difese a livello di quelle del Tartaro, della prigione del Tartaro. E le persone lì iniziano a dire, gli alunni: sì, ma il Tartaro è stato buttato giù dai villain, quello che volete. Ed è per questo che il preside ha pensato durante questi pochi giorni di potenziare, con l'ausilio di tanti soldi, perché ce n'ha così tanti da buttare, grazie alla sua, al suo, lo spiega anche Endeavor, grazie al suo aver contribuito allo sviluppo dei Quirk, aver investito su queste accademie, e appunto ha pensato a potenziare queste difese con tutti questi soldi che ha. Kaminari stima che ha speso circa 1 miliardo di yen, quindi quasi 7 milioni e qualcosa di euro, quasi 8 milioni di euro. Ad ogni modo, qualcuno mi ha chiesto, io non ho capito come sono sviluppate queste, come dire, queste difese. Ebbene, i dormitori sono fatte a zone da 5, ok? Ci sono queste placche, chiamiamole così, questi quadrati che comprendono 5 dormitori. Al minimo segno di intrusione, questi 5 dormitori, questa placca, viene sparata sottoterra assieme a tutte le altre. E non è che finisce lì, se ognuna di loro è automatizzata e quindi cambia posizione, cioè è in continuo movimento fino a quando non trova un luogo sicuro. Come se non bastasse, il sotterraneo, diciamo il sottoterra, è stato protetto da strati. Io ho fatto l'esempio della Divina Commedia su Instagram perché mi ricordava proprio l'inferno dantesco. E ci sono queste 3000 placche, una sotto l'altra, posizionate in quella maniera proprio per contrastare la disgregazione, il decay, chiamatelo come volete, di Shigaraki Tomura. Ok? Perché innanzitutto si muovono a una velocità stratosferica le stanze. Però l'obiettivo di queste placche è quello di rallentare un'eventuale intrusione, e quello lo farebbe sicuramente. In più, e questa è una cosa veramente figa, perché adesso vi spiegherò anche il motivo di Toga in copertina, non solo per chi rompe le palle per gli spoiler, però anche se non ci sono, perché Toga, essendosi scambiata, cioè avendo preso le sembianze di Kami Tsushimi e intrufolata nell'esame, ha fatto mettere in allarme tutti, addirittura lo Shiketsu, ed è per questo che il preside in questi giorni, tramite anche queste stanze, questi canali, ha collegato le scuole. È un pazzo criminale, secondo me. E anche lo Shiketsu, piano piano, il liceo Shiketsu sta avendo le difese che ha la UA adesso.
Ora però vediamo perché, secondo me, Toga è importante in questi capitoli. Come per All Might, che non vediamo chissà da quanto, secondo me sta dialogando con Stain bello tranquillo, anche se all'inizio di questi capitoli si è vista la sua auto, che non è distrutta, è distrutta da un lato, infatti dall'altra parte si vede, nonostante è inquadrata a destra, si vede che a sinistra c'è il vetro rotto. Mi sembra che era inizio 231 o 232, non me lo ricordo. Ad ogni modo, abbiamo Toga che non sappiamo che fine ha fatto. Toga, regà, ce l'ha a morte con Ox, perché ha ammazzato Twice. Avete visto in Berserk ha fatto fuori 5 Pro Hero e nessuno se n'è accorto? E se questa, visto che è psicopatica, è infiltrata tra le persone che stanno alla UA e nessuno se n'è accorto? Cioè, per me è probabilissima una cosa del genere. Proprio perché vuole beccare Ox, ucciderlo e magari poi se ne va pure dentro. Ma il suo obiettivo è Ox, regà. Ox ha ammazzato Twice, che ancora non riesco a capire se effettivamente non inizia da dire no, sono solo amici, no, lo ama. Non si sa, non si capisce, regà. Non si capisce, nemmeno nel manga tradotto in italiano e non le scan online, cioè nel fumetto proprio che ho lì. Non si capisce, perché io poi li ricompro, insomma, nonostante leggo le scan, perché voglio leggere anche la traduzione fatta bene, sapete, quelle cose che ci stanno tra un capitolo e l'altro, sono molto carine da leggere, le curiosità, ecco, che poi sono quelle che vado a mettere nei video, non è che me le posso inventare, le curiosità, le devo trovare da qualche parte. Quindi per me Toga è all'interno della UA e noi non lo sappiamo. Magari il prossimo capitolo viene fatta vedere che raggiunge gli altri, e lì rosico veramente. Però sarebbe veramente figa come cosa. Io me la immagino Toga lì in mezzo, pronta a far secco Ox, a tagliargli la gola appena lo vede. Fatemi sapere voi qua sotto che ne pensate di sta teoria, regà, perché secondo me è quella più plausibile in un certo senso. Ricordiamoci che non conosciamo assolutamente la posizione di Toga. E il fatto che poi replicare Queer, che sicuramente si sarà addestrata su questa cosa, non aiuta per niente gli investigatori. Ad ogni modo, il preside è convinto che con queste difese e con questi eroi più uniti che mai, seppur pochi, si possa superare il periodo buio. Loro porteranno nuovamente la luce nel Giappone. E ricordiamoci sempre che gli eroi dall'estero stanno arrivando, non importa se ci vorrà un mese o due, ma stanno arrivando. Ad ogni modo, si torna nel presente e vediamo la mamma di Izuku, quella di Bakugo, il padre di Jiro, chi altro c'era? Eri e Monoma, e Kota. Kota con quella delle pussichezze che ha perso il quirk, e c'era anche la ragazza giraffa, insomma, quella che Deku nei capitoli precedenti ha salvato. Io la chiamo la ragazza giraffa perché non mi ricordo il nome. Insomma, vediamo che stanno tutti bene. Midoriya entra e ci sono ancora i civili che stanno rompendo per sto fatto, buttatelo fuori, se no ce ne andiamo noi, di qua e di là. Present Mick non riesce a gestire la cosa ed è a questo punto che sale in cattedra Best Genist, che con tutta la sua classe afferma che Deku finora ha fatto da esca per i villain, per farli uscire allo scoperto, per tirar fuori una battaglia senza uguali. Eppure, anche a causa dei pochi investigatori, comunque sia, tanti hanno dato le dimissioni, tanti neanche più in polizia lavorano, non si è trovato nessuno. Quindi, successivamente, si è deciso di farlo rientrare, perché, oltre al fatto che c'erano pochi investigatori, non si trovavano All for One e tutti i villain che volete, c'è stato un problema. Se si continuava a rischiare, Midoriya sarebbe morto. E questa è proprio l'ultima cosa che vogliamo, perché come ha detto il preside anche, Midoriya è una grandissima risorsa. E come dice anche a fine capitolo, sorretto da Sementos, così proprio, secondo lui diventerà un eroe addirittura più forte di All Might. Prima di ciò però i civili si incazzano con Best Genist e dicono Azziman, cioè a noi che ce ne frega di quello che c'è sta di... Uraraka sale in cattedra lei stavolta, prende il megafono e comincia ad urlare. Urla appunto che a questi idioti che dovrebbero star zitti, Deku non è speciale ma ha solo un potere speciale. Qui è anche una frecciatina a Midoriya perché dovrebbe capirlo, e lui ha un potere speciale, lui non è speciale, non è che Cristo non può dormire, queste cose così, e questo lui lo capisce, si vede proprio tutto trasandato che cambia la faccia, cioè da Demon Deku ritorna Izuku, quello che conosciamo noi. E niente, il capitolo termina, come ho detto prima, con il mitico Sementos che sorregge le parole del preside, cioè lo sorregge anche perché è basso. Secondo me questi capitoli sono molto belli, però quello in cui Bakugo confessa
ciò che ha sempre pensato di Midoriya è sicuramente uno dei più belli. Per me, regà, qualitativamente e significativamente rimarrà sempre il 270 il migliore. Cioè il 270 c'ha quel livello di disegno fatto in una settimana, poi, che rimani così quando lo vedi. Cioè, ricordiamoci il sogno dell'All for One con Shigaraki Tomura che cammina sui pezzi di città distrutta. Cioè, fuori di testa. La qualità di quei disegni, secondo me, Horikoshi l'ha fatti solo per lo scontro All for One All Might. Comunque vedremo cosa succederà in futuro. E niente, ragazzi, questi erano i capitoli. Io spero che vi possano essere piaciuti. Non so, se vi siete persi qualche video andate anche a recuperarlo, perché probabilmente molti di voi erano in vacanza. E soprattutto ho avuto un problema con le feed che, anche grazie, penso, al network, si sia risolto particolarmente. Fate le vostre teorie qua sotto, leggo tutte, non c'è problema. Fatemi sapere se siete d'accordo con la mia riguardo Toga. Io in questi capitoli non ho mai teorizzato perché appunto era molto difficile farlo, ma a questo punto, con questa idea della costruzione della nuova UA, mi viene da farlo. Cioè, mi sembra che sia palese che Toga sia lì in mezzo. E niente, ragazzi, il video finisce qui. Io spero che vi possa essere piaciuto. Iscrivetevi al canale se ho fatto la campanella, non perdete nessuno dei miei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video. Plus Ultra.